10.971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976. Scusate, stavo provando il mio nuovo record di palleggi. Buongiorno ragazzi, oggi andremo a parlare di alcune tematiche, oserei dire calde, che spesso succedono durante la partita e dove tutti non si comportano nella stessa maniera. Io adesso andrò a descrivere queste situazioni e poi in un secondo momento vi dirò la mia. Ditemi voi cosa ne pensate. Quante volte vi capita di prendere la retina o lo spigolo? O lo spigolo? Ecco, la seconda volta, ci sono riuscito. E chiedere scusa o non chiedere scusa? O al contrario, quante volte vi prendono la retina o lo spigolo? O lo spigolo? E non vi sentite chiedere scusa oppure vi sentite chiedere scusa? Questo diciamo che è un argomento, come dicevo prima, caldo e motivo di molte discussioni durante le partite. Secondo voi è giusto chiedere scusa se prendiamo la retina o lo spigolo o andiamo a fare un punto fortuito oppure no? Oppure addirittura esultiamo. Per quanto mi riguarda, quando prendo uno spigolo, una retina e faccio punto, chiedo sempre scusa al mio avversario. Anche se devo dire la verità, dentro sono comunque contento di aver fatto punto. Però è un modo, una forma di rispetto, diciamo, per l'avversario, dove io vado, diciamo, a esprimere il mio dispiacere nell'aver fatto un punto fortuito. Diciamo che mi metto nei panni dell'avversario, però resta il fatto che sono contento di aver fatto il punto. Un'altra situazione dove c'è questa diatriba tra il chiedere scusa e il non chiederlo è proprio durante lo sbaglio di un servizio. Quindi quando voi sbagliate il servizio e l'avversario vi chiede scusa, apprezzate le loro scuse? Per quanto mi riguarda, quando l'avversario sbaglia il servizio, io non chiedo mai scusa, perché la trovo una routine, diciamo, un po' sciocca, un po' stupida, proprio perché secondo me non ha senso. Se andiamo a confrontare questa situazione in altri sport, ad esempio la pallavolo, quando un giocatore sbaglia la battuta, il servizio, l'altra squadra quasi sempre esulta. E non capisco perché noi nel ping pong dobbiamo chiedere scusa. La terza situazione definirei hot per quanto riguarda situazioni strane e situazioni di possibile discussione durante la partita, è proprio quando ci troviamo 10-0 per noi e molti giocatori vanno a sbagliare apposta il servizio per non concludere il set o la partita 11-0. Secondo voi ritenete una forma di rispetto questa azione? Quindi apprezzate questo gesto del vostro avversario oppure no? Per quanto mi riguarda, io se sto 10-0 cerco di impegnarmi al massimo per chiudere il set 11-0, proprio per far vedere, per dimostrare al mio avversario una forma di rispetto. E quel gesto di sbagliare il servizio apposta lo reputo un gesto irrispettoso nei confronti del mio avversario. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e vi chiedo scusa da Yupong.